Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, video haul, tanto per cambiare. È un video haul di prodotti skincare. È la prima volta che vado da Lidl, ce l'ho fatta anch'io a fare i miei primi acquisti Lidl. Senza perdere tanto tempo, vi mostro subito cosa ho acquistato. In realtà sono rimasta un po' perplessa perché io ero andata prevalentemente per due prodotti in particolare che in realtà non ho trovato e quindi sono rimasta un po' male. Ho provato a chiedere al personale, insomma, che ho trovato tra le corsie, ma non mi hanno saputo aiutare, per cui purtroppo io quei prodotti non li ho trovati. In particolare sto parlando dei due contorno occhi. Quello al melograno e quello alla rosa, e della crema, quella per pelli delicate alla malva, che ne ho sentito parlare molto. Avevo sentito che non era un'edizione, non era un prodotto in linea permanente, ma che adesso è stato reinserito. Ho anche sentito, confermatemi poi voi se magari avete anche Lidl più vicina e quindi riuscite ad andarci più spesso, che effettivamente loro fanno un po' i furbetti perché non so con quale logica, ma ogni tanto tolgono o mettono determinati prodotti in vendita e non si sa perché, cioè nel senso ogni tanto ce li ficcano dentro, ogni tanto ce li tolgono, bah, non si sa come mai. Comunque, sono molto contenta perché inaspettatamente ho trovato, vabbè, lasciate perdere la borsa che è di Eurospin, ma non c'entra nulla. Inaspettatamente ho trovato la linea, quella estiva, la, come si chiama? Tropic Summer, una roba del genere. Sì, Tropic Summer Edition Limited, Tropical Summer. E vi mostro subito quello che ho acquistato. Allora, lasciamo perdere che io ci ho fatto proprio la spesa perché ho detto già che vado là, non vado là giusto per quelle due cose che volevo vedere io, ma mi prendo proprio un bel po' di cose. A livello di cibo ho trovato, devo dire, delle belle offerte. Sono stata piacevolmente colpita da due o tre cose che adesso magari vi dico. Allora, i ravioli mi sono piaciuti tantissimo. Non li ho ancora mangiati tutti, ma ho mangiato quelli alle verdure. Medaglioni alle verdure pagati 1,99 euro, buonissimi. Poi ho preso, vabbè, le lasagne, i tortelli al carciofi, ma vabbè. Ho trovato, che cercavo da una vita, il tè solubile. Grazie al cielo, grazie Lidl. Cioè, io ho una vita, siccome a me piace il tè, non tanto freddo, ma mi piace il tè solubile caldo. So che è una cosa strana, però è molto limonoso e mi ricorda l'infanzia, più che l'infanzia, mi ricorda un momento particolare della mia infanzia, che quando vedevo mio papà e andavo con lui è un autista di pullman, e molto spesso quando andavo con lui, che eravamo in giro sul pullman, quando poi riportava il pullman nel parcheggio, diciamo, quindi nella sede dove lavorava, c'era una stanza con la macchinetta del caffè, delle bibite, così, e mi faceva sempre prendere il tè al limone. Il tè delle macchinette è praticamente il tè solubile, il gusto è identico, fatto però caldo, quindi la busta del tè solubile, quello che si acquista, in realtà è studiato per essere, suppongo, più utilizzato freddo, perché per esempio il mio moroso caldo fa cagare, lui gli piace come bevanda fresca. Io in realtà lo adoro usato caldo, quindi mi scaldo anche molto velocemente senza farlo bollire l'acqua nel microonde, e poi ci metto 2 o 3 cucchiai a piacere, insomma, a seconda di quanto vi piace forte, di questo tè solubile, e io lo adoro perché è molto limonoso e mi ricorda proprio questo tè delle macchinette di queste giornate con mio papà. Quindi, vabbè, piccola parentesi, sono contenta di averlo trovato perché non lo trovavo più da nessuna parte. Quindi, boh, dicevo, ma è possibile che l'hanno tolto dal commercio? Non lo so, vabbè, invece l'ho trovato. Poi, ottimo, tra l'altro ho pagato una stupidaggine, l'infuso di finocchio, ho pagato 99 centesimi, già provato, mi sta piacendo molto e devo dire che io non sono tanto da infusi, tisanine, quelle robe lì, ma mi piace, quello mi è piaciuto, quindi mi viene anche voglia di berlo, mi viene voglia la sera dopo mangiato di farmi una bella tazza di infuso al finocchio, mi fa proprio stare bene, mi fa proprio, mi piace, e tra l'altro ci ho fatto anche il tonico, di cui vi farò presto il video, anzi forse se faccio tempo,
Anche oggi, perché poi devo uscire. Comunque, se faccio tempo, addirittura anche oggi forse vi faccio il video su quel tonico fatto in casa. Vabbè, poi in offerta c'era anche il caffè, Lavazza Crema e Gusto, a 5,19, quindi due confezioni, quindi ottimo. I taralli al finocchio anche mi sono piaciuti. E vabbè, come cibo, insomma, così. Passiamo ai prodotti che interessano a voi. Allora, vi mostro prima un prodotto che non... Ma non è che manca qualcosa qui? No, dai, ci siamo. Mi sembra di aver preso più roba, invece no, sono solo sette prodotti. Allora, un prodotto è l'acqua profumata. Questa in realtà io già ce l'avevo. È un prodotto che mi ha fatto scoprire una mia collega perché... Ce l'aveva lei, la usava, veniva al lavoro, sapeva sempre di questo profumo buonissimo alla mora che mi era piaciuto molto e che gli ho chiesto: ma scusami, ma che cos'è questo profumo? E mi ha detto: guarda, è l'acqua profumata della Cien. Io non lo conoscevo perché non avendo LD vicino, LD sì, Lidl vicino, non c'ero mai stata e quindi anche i prodotti Cien non si trovano altrove, per cui non avevo avuto mai modo di provarli. Per cui lei si è gentilmente offerta, insomma, di acquistarla al posto mio e quindi insomma me l'ha acquistata perché insomma gli ho detto: guarda, mi piace, per favore, quando ci vai prendimela se la trovi. E infatti, adesso dov'è? Là dietro sulla mensola. Sì, non mi sto ad alzare per farvi vedere che ne ho due, insomma, fidatevi, questa è nuova e l'altra è già aperta. Siccome mi piace molto, l'ho voluta riacquistare. Questa ha un prezzo di 2,99, quindi 3 euro per 150 ml. È una stupidata comunque, nel senso sì, non è, ci sono anche che costano meno, ma ce ne sono anche che costano di più. Questa devo dire che ha un profumo abbastanza persistente. Mi piace molto e siccome comunque io la utilizzo parecchio, cioè le acque profumate mi piacciono in particolar modo, in generale le cose che si spruzzano profumate mi piacciono in particolar modo, tant'è che non so se avete visto l'ultimo video. Dell'haul fatto al DM, ho acquistato altri due deodoranti che io più che usare come deodoranti me li spruzzo proprio ovunque. Ne avevo acquistati altri due. Ho acquistato anche insomma l'acqua profumata, quella con i brillantini, insomma un tripudio di robe profumate. Ma sì, ma ci sta. In più, non so se l'avete visto. No, non credo perché tra l'altro mi sa che è tra i video cancellati e che quindi dovrò rifare, mi sa, a meno che riesco a recuperare, adesso bisogna sperare, incrociare le dita che il tecnico del PC riesca a recuperarmi, perché non so se ve l'ho già detto, ma praticamente ho perso un anno e mezzo di video. Piangevo, ve lo giuro che piangevo, perché potete immaginare il mio sconforto dopo tanto lavoro, aver perso tutti i video che avevo girato. Anche perché magari alcuni prodotti che vi avevo mostrato li ho anche magari già buttati, terminati, quindi magari avevo girato il video e poi li avevo eliminati, capite? Quindi veramente ero incazzata nera, 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 nera. In più è passato un po' di tempo, per cui adesso diventa quasi difficile riproporveli certi video, oltre al fatto che appunto magari non mi ricordo cosa vi avevo detto e che cosa non avevo detto, e comunque avevo fatto un video su tutti i miei prodotti di Bath & Body Works, tra cui le acque profumate, io in particolare ne ho tre, e purtroppo quel video non c'è più. Adesso vediamo se riesco a recuperarlo. Vabbè, in caso vi lascio tutto giù nell'info box. Speriamo. Comunque era per dire che ho questa passione per le acque profumate, quindi questa. Poi, stringiamoti, come al solito ti perdi via. Poi ho preso il gel, sì, l'olio anticellulite, anche qui ultimamente non so come mai sono andata in fissa con gli oli anticellulite, non in fissa, però si avvicina l'estate, anche se non si direbbe guardare il tempo fuori. Ah no, beh dai, un pochettino, ancora un po' di sole c'è. Cosa stavo dicendo? Si vede che appunto sta arrivando la bella stagione, mi guardo allo specchio e dico: oh mio Dio! E quindi mi rendo conto che devo iniziare a curarmi un po' di più e quindi piuttosto che le creme preferisco gli oli perché quando mi faccio la doccia mi viene più automatico andare a utilizzarlo, ecco, già da diciamo bagnata esco, mi metto subito l'olio e via, mentre la crema boh, mi scoccia un po' di più, quindi ho questa predilezione per gli oli.
E infatti ho acquistato anche quello di Alverde, che avrete visto appunto nel video apposito. E niente, è questo olio in confezione di vetro, quindi molto bella anche la confezione. Qua che dice, vabbè, è famosissimo, l'ho visto in diversi video per cui lo conoscerete già, CN o CN, non so come si dice, olio cellulite alla betulla. È un olio da massaggio, contiene estratti naturali accuratamente selezionati che esercitano un'intensa azione rassodante. Massaggi regolari evitano il metabolismo, attivano che evitano il metabolismo e combinati con un'alimentazione equilibrata e una sana attività fisica, sì, proprio io, contrastano gli inestetismi della cellulite. Massaggiare sulla pelle umida con movimenti circolari 2 volte al giorno. Per risultati ottimali è necessario un utilizzo regolare del prodotto. C'è dentro l'alcol qua, però dice conservante alcol benzilico. Però vabbè. E dice di usare preferibilmente. Ah, 12-2019. Sì, vabbè, è dicembre del 19, quindi un anno e mezzo. Sì, hai voglia. Lo finisco anche prima, spero. L'unica, ecco, cosa che è 2 volte al giorno, no, anche no, cioè nel senso lo userò un giorno sì, un giorno no, nel senso quando mi faccio la doccia, non credo sicuramente di riuscire ad applicarlo tutti i giorni, però ci proviamo. Come prodotto anticellulite in questo momento sto utilizzando, ho una crema che tengo sul comodino, diciamo, che metto quando mi viene in mente la sera e quando c'ho voglia soprattutto. Sto usando l'olio di mandorle, ma più come idratante per le smagliature più che per la cellulite, ma è già qualcosa, siccome ho una confezione aperta da un po' di tempo, voglio consumarlo, quindi anche quello di Alverde in realtà non l'ho ancora aperto perché volevo consumare prima quello lì aperto. E lo scrub che ho fatto io, che anche di quello vi farò presto un video. E insomma farò così, userò anche lo scrub, lo uso sotto la doccia, quindi scrub, olio e magari prima di andare a letto la crema. Vabbè, comunque questo ha un prezzo di... Dov'è? Non lo trovo, eh. Sapete che non lo trovo? €3,99, non male, comunque, perché comunque sono quanti ml? 100 ml, ma sì, non è male 3,99, devo dire. Ci sta, comunque ha un bel po' di ingredienti, per cui. Poi ho preso le famosissime creme, ecco, io in realtà vi dicevo, ero più incuriosita dai contorno occhi perché di creme ne ho già tante. Però già che ero lì e già che comunque non avevo trovato quello che mi interessava di più, ho detto prendiamo le creme. Siccome non hanno un prezzo bassissimo, io in realtà mi aspettavo che costassero tipo 2 euro, in realtà costano 3 euro, beh, non esagerato, per carità, 3 euro e... dov'è? 3,49 euro quella al melograno e 2,99 non so come mai di meno quella alla rosa canina. Di queste creme lo saprete già tutte, ma lo dico per chi magari per culo non si sa come mai capita sul mio video della Lidl per primo, lo vede per primo rispetto agli altri, non succederà mai, però vabbè. Vi dico che di queste due linee, che sono appunto prima di tutto CN Natur, come anche l'olio anticellulite, che sono. È la linea di CN, quella più naturale, bio. Infatti vedete che anche qua c'è il simbolino, questo qua, ok? E idem anche le creme, ce l'hanno qua davanti, ok? A differenza invece degli altri, per esempio ovviamente l'acqua profumata non ce l'ha, e infatti l'acqua profumata ha dentro l'alcol, ha dentro, vabbè, ha dentro anche l'aloe, però insomma non è proprio... Un inci, invece no peg, no parabeni, ma sapete che forse va bene anche qua. Vabbè, ve lo metto l'inci che fate prima a guardarci voi, che io ripeto non sono un'esperta di inci, eccolo qui. Comunque non deve essere male neanche quella. Magari fatemelo sapere, appunto siete più esperte. Comunque dicevo, di queste due linee di creme, che sono quella appunto alla rosa e quella al melograno, c'è sia la versione notte che la versione giorno, però io non volevo sobbarcarmi di creme, non volevo
acquistare di entrambe senza neanche sapere come mi ci trovavo, sia la versione giorno che la versione notte. Per cui ho fatto una scelta logica. Allora, diciamo che quella al melograno è una crema anti-age, mentre quella alla rosa è una crema smoothing, quindi una crema idratante. Allora, vediamo un attimino cosa dice, perché adesso io non mi ricordo. Questa, vabbè, è levigante, mentre questa è più, diciamo, antirughe, più... non so come dirvi, perché... questa sì, allora, qua dice anti-aging, quindi per le pelli più mature. E questa invece dice per le pelli secche. Quindi diciamo che in generale non sono due creme pensate per le pelli miste o grasse, in realtà, né una né l'altra, diciamo, da quello che dicono qui. Però io in tante recensioni che ho visto, le ho viste utilizzate comunque entrambe su più tipi di pelle, compresa quella mista. Magari grassa grassa no, ma mista sì. Io ho una pelle mista, per cui ho voluto provarle entrambe. Però cosa ho pensato nella mia testa, e spero di aver fatto il ragionamento giusto? Questa qui che dice anti-age, l'ho pensata più per il giorno, quindi comunque un qualcosa che mi vada magari a levigare un po' la pelle, a tirarmela un pochettino. Questa qui che invece è un po' più idratante, dovrebbe essere un po' più ricca e un po' più appunto per le se pelli secche, quindi più nutriente, quindi a logica questa un po' forse più leggera rispetto a questa, la rosa, anche perché generalmente appunto la rosa è bella corposa come ingrediente, più per la notte. E per cui ho fatto esattamente così, quindi ho preso questa nella versione giorno e questa nella versione notte. In realtà devo ancora valutare se utilizzarle effettivamente in combo, quindi giorno e notte, o se utilizzarle entrambe come creme notte da abbinare a delle altre creme giorno, che penso siano proprio più specifiche per il giorno, perché sono delle creme più indicate alle pelli appunto miste, un po' impure, quindi che non utilizzerei di sera. Quindi a seconda di quando avrò finito le creme che ho aperte, a seconda di quello che andrò poi ad aprire, cercherò di fare le mie combo e quindi vedere che cosa utilizzare e come. Quindi al momento, appunto, per poter provare sia una che l'altra, le ho pensate così, quindi giorno e notte, ma non escludo appunto di abbinarle invece entrambe a un'altra tipologia di creme più per il giorno, perché poi aprendo l'armadietto mi sono resa conto che ho più creme per il giorno che per la notte, mentre mi mancavano giusto giusto due creme notte, perché ho tutte le, capito, giorno, notte, giorno, nella mia testa so che una per il giorno e una per la notte, una per il giorno e una per la notte, giorno, giorno, cavolo, me ne mancano due per la notte, eccole qua, volendo posso fare benissimo così. Comunque vi farò poi magari il video sulla skincare routine in modo che vi faccio vedere cosa utilizzo, scusate, e come. Questi erano, diciamo, i prodotti che bene o male trovate sempre, se siete fortunate, perché poi se siete sfigate come me magari non trovate un cavolo. E poi ho trovato tre prodottini della linea, appunto, in edizione limitata estiva. Mi hanno subito incuriosito, anche se non ne avevo mai sentito parlare e non li avevo mai visti, ma i prezzi erano ottimi. I prodotti, appunto, mi incuriosivano, sono sempre comunque della linea Shein. Anche se non sono certificati bio e non sono di origine, tutti gli ingredienti di origine naturale hanno comunque sempre buon inci, per cui mi sono affidata a loro e ho detto ma sì, dai, prendiamoli. Sono comunque prodotti che poi vado a utilizzare sicuramente. Ho preso lo Exfoliating Shower, il mio inglese oggi proprio, Exfoliating Shower Scrub Pineapple Paradise. Quindi praticamente all'ananas. Ma perché ho preso una roba all'ananas? Ma sono matta, io odio l'ananas. Però è buono. No, l'odore è buono. Perché l'ho preso all'ananas? Ah, sapete perché? Perché l'altra profumazione era uguale all'altro prodotto. Ho cercato di prendere tutte profumazioni diverse. Ecco perché sto dicendo, ma perché l'ananas? Che odio l'ananas. In realtà il profumo è buono. Comunque, praticamente è un... vedete, c'è scritto anche Summer Limited Edition, qua non so se vedete perché, ecco.
E quindi dice peeling doccia, i fantastici profumi freschi fruttati danno il buon umore, vabbè, profumi da sogno, bla 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 bla, peeling doccia, esprimi in tre seducenti profumazioni, prenditi il profumo con il turbo, tollerabilità cutanea, dermatologica, vabbè, comunque un prodotto per lavarsi, peeling, mi piacciono molto, già li utilizzo di diversi brand, mi stavo volando, ho voluto provare anche questo, eccolo qui, questo pagato 1,79, dai, lo lasci lì, no? Anche perché sono 200 ml, per cui ottimo. Poi ho preso uno spray, ecco, finalmente un prodotto spray per il corpo idratante, visto che io non sono molto da creme. C'era anche il burro corpo, le creme corpo, però io non sono molto appunto di starli a spalmare. Sul viso mi piace, sul corpo è una cosa che odio, il corpo è grande, enorme, c'è cioè, lavoro che sono stata lì a spalmarmelo tutto, ciao. Quindi non è una cosa che mi piace molto. E quindi quando ho visto questo, che invece era uno spray, ho detto sì, lo devo prendere assolutamente. Niente, quando ho visto questo in versione spray, non potevo non prenderlo. È una lozione spray corpo con olio di semi di albicocca e 10% di aloe vera. Questa l'ho pagata 1,99 euro. Quindi anche questa c'era in diverse profumazioni, l'ho scelta all'albicocca. Per finire un olio peeling, non so bene come sia l'olio peeling, però mi incuriosiva. Questa volta al mango, e per quello che poi appunto vedete ho cambiato tutte le profumazioni. Mango e hibiscus. E questo praticamente dice olio peeling al sale del Mar Morto, profumazione mango e ibisco. Massaggiare l'olio peeling al sale del Mar Morto 2 volte la settimana sulla pelle umida e risciacquare con acqua calda. Vabbè. Questo ho pagato 3,49 euro, esatto. Per cui ottimo prezzo perché sono 250 ml. Ovviamente questi prodottini sono nuovi, non li ho ancora utilizzati, ma insomma volevo mostrarveli, quindi questo è soltanto un video haul. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vedremo sicuramente presto con le opinioni su questi prodotti. E nulla, alla prossima e un bacio. Ciao ciao!